Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing. Puntata di oggi è dedicata a un prodotto che avevo già acquistato diverso tempo fa, infatti è ancora sigillato ed è arrivato il momento di spacchettarlo insieme. A volte ci sono delle edizioni che non mi va di spacchettare perché sono talmente carine che mi piace tenerle lì sullo scaffale sigillate, però non possiamo tenere tutto sigillato, non sappiamo nemmeno se i prodotti funzionano se non li apriamo. Quindi è arrivato il momento di spacchettare questa limited edition uscita per l'anniversario un po' di tempo fa del Mago di Oz nel formato 4K. Edizione che comprende il film quindi sia nel formato 4K che nel formato Blu-ray. La traccia italiana purtroppo non c'è sul 4K, non è uscito in 4K. C'è soltanto sul disco Blu-ray. Io avevo già l'edizione, sempre da collezione, uscita se non sbaglio per il 70° anniversario, nel formato DVD, un bel cofanetto rigido con tutti gli inserti all'interno, contenuti speciali, ma anche questa edizione è uscita in commercio un po' di tempo fa, che ho recuperato all'epoca per un prezzo davvero bassissimo, intorno ai 40 euro, 38-40 euro, non ricordo bene, ricordo che il prezzo era molto vantaggioso, quindi acquistai una copia. Questa è l'edizione UK, appunto, non esiste un'edizione italiana, perché appunto non c'è la traccia italiana sul 4K. Però, ripeto, c'è la traccia italiana sul disco Blu-ray all'interno di questa edizione, di questo film che ormai è un classico diretto da Fleming, da Victor Fleming negli anni 30. Ci sono anche tantissimi contenuti speciali, quindi adesso cambiamo angolazione e vediamo tutti i contenuti che ci sono all'interno di questo box targato Warner Bros. Bene, allora spacchettiamo finalmente questo box uscito per l'80° anniversario. È un gran peccato che certe pellicole, sono dei veri classici, non escano con audio italiano in 4K. Non so, credo che le cose andranno sempre peggio per il mercato italiano, almeno per quanto riguarda il 4K. Già lo notiamo con i Blu-ray, figuriamoci con i 4K, dove il mercato qui in Italia non decolla per niente. Stacchiamo anche il bollino, questo ce lo attacchiamo dopo, questo bollino per l'80° anniversario, box che include il 4K, il Blu-ray, il CD della colonna sonora, Truly Unique 3D Pop-Up Box Design, lo vedremo tra poco l'effetto del box, e più altri inserti. Allora, vediamolo per bene, classica scritta del Mago di Oz. Questo è invece il retro, ecco qua, finalmente fa il suo debutto, almeno quando all'epoca della sua uscita, che se non sbaglio era il 2019-2020, in 4K, edizione a 4 dischi, quindi ripeto, film in 4K, film in Blu-ray, disco con i contenuti speciali in Blu-ray, più il CD della colonna sonora. Più di 2 ore di contenuti speciali, quindi questi sono tutti gli extra. Abbiamo anche il documentario con il profilo del regista Victor Fleming. Poi abbiamo un TV movie special, The Dreamer of Oz, con interventi di John Ritter, buonanima che è scomparso, Annette O'Toole e altri. E poi altri extra. Poi abbiamo inserti da collezione, tra cui anche 6 cards. Poi abbiamo il poster e la mappa. Come possiamo vedere qui in basso, la traccia italiana non c'è, quindi abbiamo l'inglese, il francese, il tedesco, il russo, il thai, addirittura il thai, lo spagnolo latino, il ceco, l'ungherese, il polacco, insomma c'è di tutto e di più, tranne che la traccia italiana. Traccia italiana invece presente sul Blu-ray. Vediamolo anche dalle varie angolazioni. Ecco qua. E andiamo a togliere la sovracopertina, un cartone semirigido. Allora vediamo un po' come si apre. Intanto vediamo sempre il cofanetto bello rigido, questa bella immagine. Sul retro non abbiamo nulla. Vediamo un po' come si apre, per me è una prima volta. Che bello, abbiamo questo effetto pop-up aprendolo, quindi facciamo così, e ci sono i personaggi, quindi in 3D, c'è Dorothy, l'uomo di latta, lo spaventapasseri, insomma,
c'è anche il piccolo cane. E poi richiudiamo e vediamo un po' gli extra, tutti i contenuti cartacei e non presenti in questo box. Quindi, come un cassettino, possiamo estrarre i vari contenuti, insomma tutti con questa bella linguetta. Vediamo prima cosa c'è qui. Questo piccolo archivio. Oh. Penso ci siano le card. Allora, sì, qui abbiamo delle card che sono molto molto sottili, una qualità discutibile, lucide ma molto sottili. Alcune scene del film, i vari personaggi, questi invece in bianco e nero, sempre Dorothy con il cane, ecco qua. Poi sono uscite anche altre versioni, dei remake, insomma, ispirati anche al Mago di Oz, come Magic, aspetta, com'era? It's Magic, That's Magic, quello con quel musical con chi c'era? C'era Michael Jackson, Diana Ross e tantissimi altri. Questa invece è la mappa. Ecco qua, la mappa, The Marvelous Map of Oz. L'ho visto un sacco di volte da bambino, ma sono davvero tantissimi anni che non lo rivedo. Allora, in quegli anni c'era il Mago di Oz e i Goonies, li guardavo in continuazione, era inizio anni 90. Qui abbiamo il poster, questo è già di una carta migliore. Ecco qua, Judy Garland, che è l'attrice protagonista. È solo, sì, una facciata. Ok, questi sono quindi gli inserti che sono presenti in questo primo archivio. Rimettiamoli all'interno. Insomma, le foto sono di una qualità, cioè per quanto riguarda proprio lo spessore della carta, molto 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 fine. Vediamo gli altri contenuti, vediamo cos'altro c'è. Questo si apre, è proprio una porticina, e abbiamo i dischi, quindi abbiamo il film nel formato Blu-ray. Vediamo se riusciamo a staccarli senza danni. Ecco qua, questo è il film in Blu-ray. Questo invece, vediamo un po', il disco Blu-ray con i contenuti speciali. Qui abbiamo questa bella immagine con i fiori. Poi qui invece abbiamo il disco principale in 4K. Ho sempre paura di spaccare qualcosa. Allora, ecco qua. E poi abbiamo il CD con la colonna sonora. Ora non ricordo se il vecchio cofanetto per il 70° anniversario, quello in DVD, aveva anche il CD. Ecco qua. Certo che la stampa della serigrafia mi sembra un po' strana, perché è proprio perfetta. Di solito ci dovrebbe essere comunque i contorni, i liberi, come con i dischi Blu-ray, vedete? Qui invece è proprio tutto ricoperto. Infatti si vede anche qua un po' di difettuccio, ma strano. E questa invece è l'immagine interna. Rimettiamo tutto all'interno. Quindi comunque un cofanetto niente male, se non fosse appunto per la mancanza della traccia italiana sul 4K. Chiudiamo, rimettiamo tutto all'interno. Credo che ormai questo prodotto sia disponibile solo tramite venditori terzi, quindi eventualmente dovreste vedere anche su eBay e su altri store. Magari trovate qualche altro venditore, sempre su Amazon, magari qualche prodotto di seconda mano, insomma, dipende poi ovviamente dal prezzo. Io l'ho pagato intorno ai 38-40 euro e mi sembra un prezzo abbastanza onesto. Bene, quindi questo video unboxing dedicato al film di Victor Fleming, Il Mago di Oz, edizione uscita
per l'80esimo anniversario all'estero, ripeto nuovamente, 4K non ha la traccia italiana, Blu-ray sì. Io vi ringrazio per aver visionato questo video, se è stato di vostro interesse metteteci pure un like, commentate, se volete anche condividete, e noi ci vediamo molto presto per altri video unboxing. Ciao a tutti!